Bentrovati come sempre. Oggi nel mio salotto ho il piacere di ospitare due amici, due persone che già sono stati protagonisti di tante nostre trasmissioni, portatori di progetti importantissimi che riguardavano i giovani. Una new entry, abbiamo il dottore Stefano Carson, detto bene, pronunciato bene, psicologo, che insieme a loro ci parlerà di questo nuovo progetto che stanno portando avanti. Io però vorrei partire dal nostro De Falco, Enzo De Falco, perché vorrei ricordare che noi abbiamo dedicato attenzione anche a un progetto Presa Sex che ha avuto un grande successo. Vorrei che lo accennassimo perché è stato fatto un po' da prodromo prima di arrivare a quest'altro progetto importantissimo. Ti ricordi, ne Sì, abbiamo sì. parlato, di cosa si Innanzitutto trattava? grazie dell'invito, Rosaria, Grazie sei a sempre voi, dopo una giornata gentile. di lavoro siamo un po' stanchi, tranne la No, dottoressa che è no, no. frizzantina questa Sì, sera. poi dopo magari ci chiediamo che cosa si mangia, c'è Saranno questi anche capelli bellissimi. lei. E allora, Presa Sec è un progetto che nasce da un gruppo di infermieri, di medici che lavorano nell'associazione AllAIDS, sezione Campania, ma anche l'associazione VOLA, Volontà per Ospedali di Lotta all'AIDS. Siamo un gruppo di professionisti sanitari che lavorano all'ospedale Cotugno di Napoli, che da tempo si occupano di prevenzione, di campagne di prevenzione di malattie sessuali, infezioni sessuali, ma anche di droghe moderne e abuso di alcol. Presa Sex è l'acronimo di prevenzione, salute e sesso, dove in diverse scuole abbiamo portato la nostra esperienza, cercando di rilanciare di nuovo l'uso del preservativo fondamentale per evitare appunto infezioni Ed è sessuali. stato di grande successo, È devo stato di grande dire. successo, stiamo continuando adesso con altri progetti come Ecco, Generazione parliamo dei di quello nuovo Fenomeni, adesso. Questo nuovo progetto come si chiama? contesti diversi, un nuovo progetto che consiste nell'incontrare studenti, insegnanti in questo locale di Napoli che si chiama TULS, si trova a Piazza del Gesù, sarebbe il primo bar free condom, che significa che ci sono dei preservativi a disposizione, dove tanti giovani possono andare direttamente in questo locale e chiedere di un preservativo. Diciamo, questa struttura, questa scenografia è stata realizzata grazie a un artista che mi sento di nominare, si chiama Marianna Vittorioso, che ha creato questo momento di interesse sull'informazione e sulla prevenzione. Noi come associazione AllAIDS, insieme al gruppo degli psicologi di Napoli, prima di passare la parola al dottore Stefano Carlson, devo dire che sta avendo un discreto successo. Abbiamo avuto la prima ultimamente il 4 febbraio, ne avremo un'altra successivamente il 25 febbraio. Seguiteci perché da un lato ci sono tanti argomenti diversi che insieme al gruppo dei sessuologi e psicologi cerchiamo di rispondere alle domande dei ragazzi e degli studenti attraverso un numero telefonico che dopo magari ti dico. Dall'altro lato poi c'è la musica francese. Il trio dei Mania Music che allietano poi le persone che sono presenti in questo locale. A noi interessa lanciare un messaggio di prevenzione, che la vita è un dono celestiale, quindi lo stile di vita, essere consapevoli, vivere emozioni, questo genera delle consapevolezze. Le emozioni delineano quindi la crescita individuale di ogni persona e quindi ci sarà una coscienza collettiva sicuramente diversa verso il prossimo e verso la crescita interiore di se stessi. Bellissimo questo progetto. Allora, il nostro psicologo penso le sarà quello che più ha contatto con i ragazzi, ecco, la sua esperienza in questo progetto. Allora, il progetto sì, credo che sia un progetto molto importante appunto su impulso dell'AllAIDS Campania rappresentata da Vincenzo De Falco in collaborazione con l'Ordine dei Psicologi della Regione Campania e io sono il referente appunto del gruppo di lavoro di psicologia e sessualità di cui anche la dottoressa De Baldo fa parte e quindi c'è stata questa collaborazione nel portare avanti questo progetto, uno anche per diffondere la figura del sessuologo, dello psicosessuologo che si trova spesso ad avere a che fare con queste tematiche, soprattutto della prevenzione, perché la sessualità è qualcosa che fa parte dell'essere umano, quindi coinvolge tutti quanti, dagli adolescenti fino a quelli dell'ultima età. E quindi noi ci sentiamo di voler portare avanti questa informazione, soprattutto per aiutare i giovani a muoversi un po' meglio, no? A capire, perché spesso le informazioni vengono veicolate da canali che non sono funzionali, no? Pensiamo per esempio alla pornografia, anzi, in occasione di questo vado a ricordare il titolo della prossima serata che dicevamo il 25 febbraio a partire dalle 19 che si intitolerà proprio Pop Porn. Parleremo
Parleremo poi quindi Quindi avete delle tematiche ogni volta ogni particolare. volta c'è una tematica particolare. La tematica dell'incontro scorso è stata, il titolo che abbiamo dato è stato Sexo Tan, che richiama un po' quell'ansiolitico, perché è stata la prima serata in cui abbiamo parlato dell'ansia in generale, dei disturbi d'ansia, anche poi dell'ansia collegata alla prestazione sessuale, alla classica ansia da performance. E lì sono venuti fuori parecchie anche domande carine che hanno permesso, no, di innanzitutto anche chiarire dei dubbi o comunque delle disinformazioni che spesso hanno e che spesso questi miti possono anche condizionare malamente la sessualità. Quindi c'è stata l'occasione di poter parlare di questo, l'occasione di poter portare anche delle esperienze, far capire un po', no, dove si arriva se si inizia una sessualità in modo non sano. E sicuramente il contesto di questo locale, anche il modo con cui abbiamo voluto far passare questa informazione, è un po' sui generis, penso che è la prima volta, forse in Italia, no, dove si va a associare un aspetto ludico, no, la serata in un locale, la musica, il piacere di stare con gli amici, a far passare delle informazioni importanti, perché questo era l'obiettivo, no, che comunque in una serata... In un contesto diverso e diversi, le informazioni veicolano meglio, quindi arrivano di più a chi ci ascolta. E quindi c'erano dei professionisti, eravamo noi come professionisti che, voglio dire, posso dire garantiamo, no, l'informazione che diamo, il messaggio che diamo. Che oggi con i social arrivano perché tante tutti su, cose. Oggi sì, no, certo. Nel dare informazioni, consigli, spiegare, però magari lo fanno non basandosi su qualche cosa e su una conoscenza scientifica che è importante che ci sia alla base. Quindi credo che è stato proprio questo connubio che è stato, secondo me, veramente... Molto successo. Molto, molto successo. E la sessologa, quindi anche tu fai parte di questo, con te abbiamo sempre parlato, soprattutto in passato, di quali erano le problematiche che più colpivano questi ragazzi, che a volte si chiudono in se stessi, ma come diceva il psicologo, quando il referente è una persona che garantisce, allora le risposte sono quelle che arrivano all'obiettivo. Prego. Assolutamente sì. Le problematiche maggiori dei ragazzi di oggi, a parte quelle dell'errata informazione sessuale, perché purtroppo, come dicevano entrambi i colleghi, adesso internet spopola, per cui è complicato andare a cercare anche dei siti scientifici, esatto, in cui le informazioni sono corrette. I ragazzi, secondo alcune ricerche, vedono tanta pornografia e anche in un'età precoce, parliamo di ragazzini dai 10-11 anni in poi. Secondo una ricerca del 2022 addirittura il 32% appunto dei ragazzini in questa fascia d'età, quindi dai 10 ai 12-13 anni, guarda pornografia. La guarda soprattutto sui telefonini, anche in casa, magari chiuso in camera, mentre i genitori stanno dall'altro lato, per cui senza nessun tipo di controllo genitoriale, nessun tipo di controllo adulto. E sappiamo bene questo quanto possa... deteriorare quella che è la struttura non solo neurofisiologica dei ragazzini in quella fascia d'età, ma anche e soprattutto emotiva, anche perché poi sempre più facilmente ci ritroviamo ad avere a che fare con adolescenti, 18, 20 anni, giovani adulti che già hanno la cosiddetta ansia da prestazione, ansia da performance. Perché loro poi si identificano, esatto, in questa pornografia. Si identificano nel ruolo dei pornoattori, dei pornodivi, non sapendo che in realtà quella poi è tutta una scenografia, è tutto un montaggio. Però ovviamente non avendo nessuna guida, nessun punto di riferimento, vanno allo sbando e fanno un po' come meglio riescono, confrontandosi con i pari. In realtà anche il ruolo genitoriale è un ruolo che è un po' svanito, è complicato soprattutto parlare di emozioni, di sentimenti all'interno della famiglia, figuriamoci della sessualità. Anche il ruolo dell'insegnante a scuola sta cominciando anche quello un pochino a deteriorarsi, anche perché il ruolo genitoriale poi rientra anche in quello scolastico. Per cui vediamo questi giovani, noi andiamo spessissimo a fare formazione sia nelle scuole di secondarie di primo grado che secondarie di secondo grado con Unlights, e ci rendiamo conto che in realtà veramente ragazzi
hanno bisogno di una persona adulta e di un esperto che possa spiegare loro, possa delucidare i loro dubbi, raccontare loro le cose e guidarli. Quindi io credo che il problema di oggi sia proprio questo, il fatto che i giovani, gli adolescenti hanno bisogno di una guida, di un punto di riferimento. Scusa che ti interrompo, mettere proprio una figura dello psicologo fissa nelle scuole. Proprio, questo ci sta. Ci sta, proprio fisso, in tutte le scuole c'è uno sportello di ascolto, perché dove i ragazzi vanno e si apre. Per esempio un argomento che non so se toccherete, quello dell'omosessualità, perché a volte io da insegnante di liceo per anni mi sono capitati tanti di quei casi dove i ragazzi venivano derisi e magari la stessa famiglia rifiutava questa diversità. Che non è una vera e propria diversità, in realtà è che per gli altri lo era. Culturalmente ci dobbiamo abituare a considerare anche un orientamento sessuale di qualsiasi tipo sia come qualsiasi altra persona, cioè voglio dire, non l'orientamento sessuale eterosessuale, bisessuale, omosessuale, eccetera, sono più etichette, ma in realtà siamo delle persone, quindi voglio dire. Però quelle dai ragazzini sono crudeli, magari per loro è un gioco burlare l'amico e le crudeltà dei ragazzi non è solo anche sul fatto di dire, si deridono spesso anche su altre tematiche, sicuramente. Sì, beh, in tanti anni ne ho visti, chi balbetta, cioè, chi ha i forunguli, cioè, dire, è una palestra, alla fine si formano. È la giungla che serve proprio a formarli, i caratteri. Sicuramente il tema dell'accettazione da parte di un genitore dell'omosessualità del proprio figlio è ancora, voglio dire, nonostante siamo nel 2024, ancora qualche cosa da, come dire, dove i genitori devono essere un po' aiutati, ci sono dei genitori che devono essere un po' aiutati ad accettare quello che è l'orientamento sessuale. Sonia, le domande che ti vengono poste sono più i maschi o le femmine ad aprirsi? Ma devo dire che secondo la nostra esperienza diciamo quasi 50 e 50. Ah, bene. Devo dire che anche i maschietti, anche i ragazzi si fanno avanti, prendono coraggio e fanno domande, contrariamente a quanto si possa pensare. Le domande che più spesso ci rivolgono, prendendo il tema che tu, Rosaria, stavi anticipando, sono quelle sull'identità di genere, sull'omosessualità, la bisessualità, vogliono sapere in realtà che cos'è, se bene o male possono appartenere, cercano di capire a quale categoria possono appartenere, ci fanno moltissime domande sulla contraccezione, quindi abbiamo riscontrato ragazzine di 14-15 anni che ci fanno domande sulla pillola anticoncezionale. Non conoscono la differenza tra pillola anticoncezionale, pillola del giorno dopo e pillola abortiva, per cui hanno una confusione in testa che è veramente molto preoccupante, devo dire, e anche le maggiorenni, abbiamo riscontrato questo anche nelle ragazzine di 17-18 anni, quindi dell'ultimo anno delle scuole superiori. Altre domande sui vari tipi di sesso, ci fanno molte domande sul sesso orale, sul sesso anale, soprattutto negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, è capitato anche nelle scuole medie, in una terza media. Addirittura. E domande anche tanto sull'ansia, l'ansia e l'attacco di panico, che ormai sono diventate delle problematiche veramente molto evidenti, soprattutto dopo la pandemia. Sono peggiorati i casi che già soffrivano di una sintomatologia ansiosa, e in realtà è aumentata la percentuale, soprattutto negli adolescenti, quindi parliamo di ragazzi di 15, 16, 20 anni, io vedo anche molti universitari che soffrono di ansia, attacchi di panico, che spesso si bloccano all'università e non riescono a continuare. E vedo anche vari casi di giovani, come dicevo prima, con ansia da prestazione sessuale, quindi giovani che arrivano che non riescono ad avere un soddisfacente rapporto sessuale, che spesso prendono già dei farmaci adatti a quello, quindi parliamo di Cialis, di Viagra, eccetera, ma parliamo di giovani di 22, 25, 30 anni. E quindi diciamo che la situazione, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista psicosessuale, è abbastanza
abbastanza preoccupante, devo dire. Infatti Enzo prima mi diceva, telecamere spente, che noi come città, come siamo messi rispetto alle altre città, rispetto a queste problematiche? Allora, nella commissione ADS, dove all'AIDS è presente, c'è un dato in aumento, la regione Campania è una delle città a rischio come numero di casi HIV, insieme alla regione Toscana, la regione Lombardia, la regione Emilia Romagna. Quindi bisogna aumentare l'informazione, amplificare l'informazione sull'uso, perché già c'è tanta informazione, quindi nonostante ciò evidentemente c'è un numero alto di casi in regione Campania, quindi bisogna intervenire con una campagna adatta, seria, informativa. Per esempio, i ragazzi che prendono il CIALES a 20 anni, a 30 anni, a 35 anni, che fai, per esempio? Oppure mi viene in mente, prima volevo fare una battuta, quando Sonia diceva che partono a vedere i pornografici, un film pornografico, e poi dopo lo imitano. Io magari da ragazzo guardavo Bruce Lee quando facevo arti marziali e imitavo Bruce Lee. È chiaro che se non sa mai mi vedrò così freddi, tanto fa una battuta. Solo che poi se, vorrei imitare lo così freddi, non riesco a imitare lo così freddi. Quindi l'ansia. Magari vedere un film pornografico può essere educativo, diciamo questo. Imparo delle cose o violento anche la mia mente, perché vedere un film pornografico, a seconda anche di tante esperienze che noi abbiamo raccolto dai ragazzi, abbiamo visto che molti ragazzi hanno vissuto un trauma. Può essere anche un trauma, magari non te l'aspettavi così, oppure magari hai visto una scena che te ha segnato, perché se vai sul telefonino e scrivi tette, sedere, o pene, o vagina, ti possono uscire anche delle immagini che ti possono... i colleghi lo confermano, che ti possono anche traumatizzare, quindi resti un attimo così impietrito. Quindi l'educazione affettiva, sessuale, diventa poi fondamentale nel trasmetterlo ai ragazzi, perché in questo modo tu, come dire, alimenti, vai a crescere, hai una concezione diversa del sesso, che non è un sesso sfrenato. Se vedi sesso sfrenato, tu imiti sesso sfrenato. Certo. Se invece tu sei educato nel sesso, nell'amore, conosci anche te stesso e in te stesso ti esprimi. Questo ecco perché gli insegnanti, come i genitori, poi sono fondamentali nella crescita di alcuni ragazzi, ma anche nell'identità e nel sostenere l'identità dei ragazzi, soprattutto se vivono un momento difficile sull'identità. Qual è la domanda? Poi mi sono un attimo perso. Siamo arrivati a questo anche parlando rispetto dell'utilizzo dei farmaci, piuttosto che l'utilizzo... Esatto, abbiamo parlato dell'aumento dei casi. L'aumento dei casi. Sì. Basti pensare che comunque nel mondo ci sono 39 milioni e mezzo di persone in AIDS, secondo i dati dell'UNAIDS e del COA, Centro Operativo AIDS, ma anche dell'OMS. Quindi in Italia i dati recenti del COA sono di circa 1900 nuovi casi, tra cui c'è una percentuale di persone che scopre di essere sieropositivo dopo 10 anni dall'ultimo rapporto, in quanto facendo appunto gli esami del sangue sono il CD4 e CD8, riscoprono che sui 200 casi, sui 200 anticorpi, hanno praticamente contratto il virus dell'HIV da almeno 10 anni. C'è una minima percentuale, ecco perché è importante fare il test, soprattutto per le persone che hanno dei rapporti a rischio. Il test lo possono fare anche all'ospedale Cotugno, diciamo di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 a mezzogiorno, è gratuito, senza ricetta, non si paga nulla, si va direttamente al gruppo C, si va a fare il test e poi magari dopo una settimana si può ritirare. Noi l'abbiamo anche detto col professor dottore Sardo, che è venuto l'amico dottore Sardo, che collabora con noi e fa parte anche del nostro gruppo di questi contesti diversi, è stato invitato, tra l'altro vado a citare anche l'amico ginecologo Fabio Pericone, che insieme... Che è anche stato ospite nostro, quindi tutto il gruppo di lavoro lo vogliamo ricordare, non dimentichiamo nessuno. Assolutamente, il gruppo di lavoro, ci sono, mancano ancora altri sessuologi. Ci sono altri membri del gruppo sempre di psicologia e sessualità dell'Ordine Psicologi Campania, che oltre a Sonia De Balzo c'è Vincenzo Russo, Manuela Morra e Roberta Autore, che siamo noi come... Magari te li portiamo, che... te li portiamo. Magari, voi sapete quanto mi sono vicina in queste iniziative. Però sempre. Se posso, io volevo anche ringraziare l'Ordine degli Psicologi, Presidente Armando Cozzuto, che ci ha dato il patrocinio morale, insieme all'Ordine degli Infermieri, dottoressa Teresa Dea, che ci ha dato il patrocinio morale, ma anche il CSB di Napoli, il Centro Servizio Volontariato, che ci ha sostenuto nell'arte grafica, del grafico, delle locandine. Con il camper, ci ha prestato il camper. Spesso ci presta un camper per andare a fare le nostre attività di consulenza e di prevenzione gratuitamente. Nella persona del presidente Nicola Di Caprio,
Nicola Caprio e il direttore Giovanna De Rosa, che magari anche loro vanno ospitati, perché essendo poi responsabili di tante associazioni, cercano sempre di sostenere, di tenere alto il valore del volontariato, fondamentale. Chi altri ringraziare? Vabbè, siamo attenzionati alla Regione Campania, al Comune di Napoli, nel nostro piccolo noi portiamo la nostra informazione, che è quella di vivere l'emozione, perché se ti vivi una serata e non te la ricordi, tu non la puoi raccontare. Se te la vivi con consapevolezza, la puoi anche raccontare. Se tu vivi un'emozione, fai l'amore e te la ricordi, la puoi raccontare, quindi cresci anche dal punto di vista delle esperienze. Certo. Quindi se anche, è un po' come dire, non è un esempio calzante, però mica puoi andare sempre dallo stesso pizzaiolo. Se cambi pizzaiolo capisci la pizza buona dove si qual mangia. Qual è la buona? No? Quindi voglio dire, da questo punto di vista, vivere un'esperienza con consapevolezza e magari riflessione e confronto ci permette di avere una nuova generazione diciamo intelligente e capace. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di stimolare un po' gli insegnanti, un po' i ragazzi che vivono un momento difficile, di sostenere attraverso la presenza e la competenza di psicologi. E si sente la passione che approfondite in questa vostra iniziativa, perché io vi ho anche seguito qualche volta, siamo stati vicino a voi anche fuori, non solo nello studio. E ma vedo ti invitiamo il 25 febbraio, se puoi. Allora vogliamo ricordare, sono stata alla casina vitelliana una volta. Esatto. No, ma vitelliana, perdono, nella casina qui, nella nostra villa comunale. Mi ho detto la vitelliana perché abbiamo fatto anche qua delle cose, in un altro centro in provincia, insomma vi ho seguito perché credo in quello che fate. Allora vogliamo ricordare le date? Sì, chi le dice? Le date, il 25 febbraio abbiamo il prossimo appuntamento, sempre al TULS di Napoli, che è dal titolo Pop Porn. Dopodiché passeremo alla terza serata, che è prevista per il 3 marzo, ricordo bene, dove parleremo di attrazioni fatali, quindi tutto quello che attrae e col quale si resta anche troppo intrigante. Poi ci sarà un'ulteriore serata, che invece è prevista per il 18 17 marzo, sono tutti di domenica questi incontri, il 17 marzo, in cui parleremo di malati di sesso e quindi tutto quello che richiama questo titolo, per poi concludere l'ultima serata il 7 aprile, dove invece parleremo di, il titolo della serata sarà Sento Giù. Non volevo dire sento sotto, però sento giù. È molto evocativo. Già sono intriganti questi titoli che avete dato, quindi ho già incuriosito prima di partire. Non vogliamo spoilerare di cosa parleremo, no. Che suspense. Il titolo evochi qualsiasi tipo di fantasia, proprio per stimolare le persone a presentarsi, a presenziare a questa serata, che dicevo una serata molto rilassata. L'ultima serata abbiamo parlato appunto di anche i diversi disturbi della sessualità che possono condizionare la vita di un giovane, ma anche di un adulto, no? E che spesso sono persone che non sanno neanche a chi rivolgersi. La persona di solito, soprattutto i più adulti, tendono a rivolgersi al medico di base, piuttosto che al ginecologo, piuttosto che all'andrologo, perché si pensa di avere un problema fisico, quindi invece vado dal medico. E il medico cosa fa? Usa i suoi strumenti per curare e quindi prescrive farmaci, perché poi il medico prescrive sempre un farmaco per risolvere dei problemi che in realtà sono problemi che nella maggior parte dei casi, anzi nella stragrande maggior parte dei casi, le disfunzioni sessuali derivano da un aspetto psicologico. Infatti il nostro obiettivo è anche quello proprio di far passare di più questo, cioè che questo messaggio che per risolvere una difficoltà sessuale una persona sa dentro di sé se deriva da un aspetto psicologico o da un aspetto prettamente organico. Se deriva da un aspetto organico sicuramente l'intervento è quello medico, ma così come nella maggior parte dei casi deriva da un aspetto psicologico e il soggetto che diciamo ne soffre e ha disagio da una insoddisfazione sessuale, bisogna che si rivolga ad uno psicosessuologo, ad un sessuologo clinico che sa meglio come risolvere questo tipo di difficoltà. Quindi anche questo è un po' il messaggio che ci teniamo a far passare. Bene, allora. Vogliamo dare un numero telefonico, una mail, così se qualcuno ci vuole scrivere. Certo, andiamo, allora, e poi gli facciamo andare anche sopra impressione. Un aspetto importante è che noi saremo in diretta. Noi siamo in diretta da volver.it, grazie a CSV di Napoli che ci ha dato questa disponibilità, quindi arrivano gli amici giornalisti che ci registrano, siamo in diretta su Facebook e anche su YouTube successivamente. Chi vuole mandarci un messaggio per fare una domanda, magari
non può venire, può chiamare, può mandare un messaggio al 331-263-9153. E dopo lo mandiamo anche in sovraimpressione, così chi non ha fatto in tempo a oppure mandarci una mail a info@lightscampania.it. Ok, io vi ringrazio, ancora complimenti per quello che fate. Grazie. E ci sarò in uno di questi incontri, il prossimo, non so, devo guardare anche la mia agenda. Ti aspettiamo. Perché mi avete incuriosito molto. Grazie, grazie anche al dottore grazie che questa sera ho conosciuto grazie e a voi per l'attenzione, alla prossima. E se mi addormo sono a me, sto dormendo in braccio a te. Ma com'è bella che sta luna si è affacciata sulla favre. Tu vieni te mare, tu vieni ci sembra carezza. Ma sullo che va su parla, ma con te mi voglio perdere. Io viendo se fa sentire cullona, c'è un fonera, c'amore va pazzia. Tu, viente mare tu, viene se sembra carezza. Questa città che è bella pura fierna con fritta naso maraccio passare.